E siamo di nuovo all'aperto. Ci sono anche delle meccaniche di gameplay che abbiamo utilizzato pochissime volte durante l'avventura. Per esempio, bottiglie e mattoni non sono soltanto utili al lancio, ma possono essere utilizzati come arma contundente in melee per fare delle insta kill o chiamiamole KO a seconda dei casi. Però oggi abbiamo superato una fase importante del primo capitolo di The Last of Us, quello che è la parte 1, potremmo dire, no? E c'è un dettaglio importante, esattamente come quando abbiamo preso l'auto e hanno guidato quanto più possibile, ci sono dei timeskip che permettono alla storia di avere un ampio respiro senza risultare troppo ripetitiva nell'esecuzione. Quindi magari livelli ripetitivi, aree da superare sempre allo stesso modo. The Last of Us e Naughty Dog cercano di creare un ritmo, no? Un po' a fisarmonica, mettiamola così, in cui fai a seconda della dilatazione dell'aria e di quanto la narrativa si prende il suo tempo di avanzare, prima di fare un cut. Però andiamo. Stiamo cercando Tommy, il fratello di Joel. Ed è passato del tempo. Pista morta. Seguiamo il fiume. Ci porterà diretti da Tommy. Andiamo. Guardate che meraviglia. Fa veramente venire la sensazione di voler andare in montagna a vedere i ruscelli. In questo caso questo è un fiume vero e proprio. Ma i ruscelli sono una cosa fantastica. Mi mancano, il rumore dell'acqua scrosciante. Cosa è successo tra voi due? Che vuoi dire? Tra te e Tommy? Non siete insieme, significa che è successo qualcosa. Abbiamo avuto una specie di discussione. Lo sapevo. Riguardo a cosa? Tommy vedeva il mondo in un modo, io in un altro. Ed è per questo che si è unito alle luci. Sì, la tua amica Marlene gli ha dato speranza. Questo lo ha tenuto occupato per un po', ma alla fine ha lasciato quella strada. È tipico di Tommy. Com'è andata? Sono fatta per questo. Credo che le ultime parole che mi ha Scusate. detto siano state: non voglio più rivedere quel tuo schifo di faccia. Bene. Wow. Ma ci aiuterà? Lo scopriremo presto. Beh, con o senza il tuo aiuto, raggiungeremo qualcosa. Andiamo avanti. Facciamo una bella inquadratura mentre vado in camera iperbarica. E starnutire con le cuffie non era un'idea. Ok. Muoviamoci con più delicatezza nell'ambientazione. Guardate. Un È fumetto. quel fumetto che sta leggendo. Ok, andiamo a recuperare l'equipaggiamento. Così vi guardate anche un po' più intorno, se c'è la chance. Benvenuti ragazzi. Siete in tantissimi. Silver, Henry, Floyd, Achille, Schopenhauer, Wall. Benvenuti, grazie. Allora, prendiamo l'arma, che tra l'altro è una di quelle cose che a me piacciono molto in questo genere in generale. Pistole con ottica. Certo, meglio fucili semiautomatici, però El Diablo ci sta. Per quanto il mirino non sia reso in modo bellissimo, in realtà. Però
non era decisamente una loro priorità. Andiamo. Acceleriamo il passo. Giustamente Ellie è rimasta lì. Siamo dovuti tornare indietro. Ma insomma, il nostro caro fratellone o fratellino è nelle luci, nelle Fireflies. Wow, cos'è? Una diga. È una centrale idroelettrica. Una centrale idrocosa? Usa l'acqua del fiume e la trasforma in elettricità. E come fa? Oh. Senti, so cos'è, ma non come funziona. No. E come facciamo? Dai, 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 dai. Con questa siamo a metà. Se riusciamo a sollevare l'altra, passeremo. Facciamolo, guardate che bello. Andiamo. Ecco fatto. Cosa abbiamo qui? Oh, qualche bel premio nel mentre, scusate, ma... polvere. Vi siete salvati, eh? Vediamo un po' cosa possiamo craftare nel mentre mi soffio il naso per sopravvivere. Eccoci qua. Abbiamo una sovrabbondanza di materiali preziosissima e dobbiamo sfruttarla assolutamente. Perfetto. Stiamo attenti alle spore, sì. Un esplosivo pieno non va assolutamente lasciato indietro, indipendentemente dalla difficoltà a cui si gioca. E per ora dobbiamo trovare il modo di andare là. Cosa guardi, L? Dunque. Non credo che Joel possa salire facilmente qui. Vediamo un po', non ricordo il modo in cui si lancia. Qualcosa. Ma tienti forte. Sappiamo bene o male che il modo in cui certe aree vanno superate in The Last of Us, fa freddo, eh? Tende a essere questo. Ossia, trovare qualcosa... Wow. Ah, facciamogli prendere respiro, poverino. Quest'acqua sarà di un freddo, ragazzi. Sarà di un freddo... che definire ghiacciato lo troverei un eufemismo. Esatto.
dicevo, il modo in cui The Last of Us deve... da sotto. Costringerti a proseguire è trovare le leggendarie tavole di legno. E ne abbiamo parlato ormai abbastanza volte. Questa è una delle fisarmoniche di cui vi ho parlato. Esatto. Dei bancali. Che si interfaccia con quell'effetto un po' ridondante che era invece la scala, l'asse, la cassa. Allora, quindi purtroppo le assi, i bancali non sono tantissimi, ma sono esattamente la stessa cosa delle altre interfacce usate durante l'esperienza, che diventa un po' ripetitivo. Dai, girala. Specialmente già all'inizio di un capitolo successivo si ritorna subito allo stesso pattern di gameplay e diventa subito gameplay. Si spezza la magia. Vedi immediatamente il design un po' grezzo dietro. Pericolosissimo quello che sta facendo qui. Ok. Che squadra. Oh! E potevamo anche ignorarla, poverina. Sarebbe stato bruttissimo. Però sì, la terminologia giusta è stucchevole. Questo è un po' stucchevole. È comprensibile definirlo tale. Là c'è un falò, tra l'altro, che è simbolo di persone rimaste lì a riposare. E è importante parlarne un'ultima volta solo perché è effettivamente una sorta di piccolo arcaismo. Una cosa un po' anacronistica anche nel 2013. Rispetto al potenziale che invece dimostra avere a livello di innovazione narrativa all'interno del videogioco e di peso di quello che è la bellissima eterogeneità, no? Nel giudizio. Lo del so, resto. Anch'io. Giuro che sparo al prossimo scoiattolo. Superiamo questo punto, poi cercheremo del cibo. Beh, se muoio di fame sarà colpa tua. Qui si prosegue, andiamo a vedere la tenda. Eccoci qua. Cosa abbiamo qua? Benvenuti, ragazzi. Oh. La tomba non dovrebbe essere così piccola. Ho scordato di mettergli quello stupido robot sulla tomba. Cosa me ne faccio? Cosa? Voglio parlarne. No. Perché no? Quante volte ne dobbiamo parlare? Succedono delle cose e noi andiamo avanti. Solo che... Ora basta. Hai ragione. Scusa. Andiamo da te. Ellie è piccola, cioè avrebbe anche bisogno di poter razionalizzare, metabolizzare ed esorcizzare certi eventi. È un po' egoista, Joel. Un po' egoista. Non si può fare il giro. Dobbiamo attraversare la centrale. Esatto. Joel evita proprio a priori l'argomento. In toto.
in toto. Ecco qua. Questa è la centrale. E probabilmente stiamo anche visualizzando dove si trovano Tommy e il suo gruppo. No, Brain Damage dice, io direi che è più umano che egoista. No, 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 non aiutare una bambina a superare una scena come quella perché non ti va di parlare del tuo passato, o non ti va di interfacciarti di nuovo col tuo passato, è egoista e basta. La porti a dover superare il trauma da sola solo perché non ti va di discutere sulla perdita. Ecco, mettiamola così. Ed è un gesto egoista. Allora. Dobbiamo proseguire. Qui abbiamo delle pillole di Resident Evil. Per caso? No? Allora. Ellie, qualche consiglio? Ho parlato troppo con la chat. Grazie. Hola. Grazie. Lo so. Ah, ok. Pensavo di non poter interagire direttamente con la porta. Era più semplice di quanto pensasse. Non azzardarti a prendere l'arma e dia alla ragazza di buttare la sua. Ellie. Dai, fa come dice. Ok. Ditemi che vi siete persi. Non sapevamo che il posto fosse occupato. Stiamo solo cercando di andare oltre. Oltre dove? Sono a posto. Cosa? Li conosci? Conosco lui. È quello stronzo di mio fratello. Tommy. Porca troia. Come stai, fratellino? Cristo santo. Già. Fatti guardare. Cazzo, se sei vecchio. Succederà anche a te prima o poi. Questa è Maria. Trattala bene, lei gestisce le cose qui. Signora, grazie per non avermi sparato. Sarebbe stato imbarazzante, visto che sei mio cognato. Beh, prima o poi ci caschiamo tutti, no? Ellie, giusto? Sì. Cosa vi porta qui? È una lunga storia. Perché non parliamo dentro? Sì. Hai fame? Sto morendo. Falso allarme! Sono amici. Ci hanno attaccati. Ci sono molti banditi in quest'area. È stato tranquillo per qualche giorno. Cosa diavolo ci fai qui? Pensavo che fossi a Jackson. Sto cercando di riattivare la centrale. L'avevamo fatta ripartire, ma una delle turbine è andata. Abbiamo l'elettricità, Joel. O meglio, avevamo. La rimetteremo in moto. Incredibile. Avete dei cavalli? Ne abbiamo un sacco. Ehi, Tommy, dammi una mano qui! Scusate, torno subito. Posso? Sì, certo. Gli piace se gli tocchi le orecchie. Mai cavalcato uno? Veramente sì. Quando sei andata a cavallo? Winston, un soldato, mi ha insegnato. Dopo possiamo fare un giro con lui. Sarebbe bello. Eccomi. Grazie, Tommy. Figurati. Che poi Ellie ha degli occhi da cerbiattina, no? Sembra un po'... quasi poco occidentale come design. Che fai? L'hanno fatta non dolcissima. Stamattina. A differenza di tutti gli altri, no? Non c'è problema, vai a casa dalla tua famiglia. È solo per un paio d'ore, resisto. Bene, beh, vacci piano. Dobbiamo aspettare Tommy? Tommy? Ok.
Tempo al tempo, Maria. Maria? Dimmi. Qui sala di controllo, Steve sta per riavviare, vuoi venire a controllare? Io mangio con Ellie. Tocca comunque a me. Vado, vengo con te. Vai con Maria e mangia qualcosa. Joel. Dai, Ellie, lasciamo andare i ragazzi. Sto mandando Tommy, aspettate. Dai. Sarà la sesta volta che cercano di riattivare le turbine. Siamo qui solo da una settimana, ma sembra una vita. Wow, da poco. Ed è anche ovvio che attiri gente in un posto come questo. Ho qualcosa per te. Cosa? L'anno scorso sono andato a casa, in Texas. La nostra roba era stata tutta rubata. Quasi tutta. Ecco. È consumata, ma è ancora bella. Accidente. No, grazie. Sicuro? Cioè... Ho detto no. Ok. La conservo per te. Tommy, ho bisogno di parlarti. In privato. Sì, ok. Fammi controllare i ragazzi. Forza. Ok. Forza e coraggio. Comunque no, ragazzi, non è la prima volta che ci dividiamo da Ellie. È successo poco fa, purtroppo, nel disastro con Sam ed Henry. Però giustamente qui non è stato un incidente, è stata una separazione che sia per la fretta, sia per la preoccupazione, ha messo un po' di ansia ad Ellie. È naturale. E ora penso che sia molto più chiaro il motivo per il quale qualcuno aveva dei dubbi. Joel non ha voluto, egoisticamente, aiutare Ellie col suo trauma. Perché non è una cosa, per quanto faccia schifo il mondo in cui si è finiti oggi, in questo universo distopico, più che altro è apocalittico, non distopico, è sbagliato il termine, ma il punto è, per quanto schifo faccia là fuori, una ragazzina di 14 anni che vede una cosa del genere, anche quasi rischiando di veder morire Joel all'istante, il quale immediatamente ha messo le mani avanti per cercare di sopravvivere, perché lì non puoi fare niente, dinanzi a un uomo distrutto che potrebbe agire in maniera impulsiva, sei veramente fregato, ecco. Avrebbe potuto beneficiare dell'aiuto empatico di Joel, che però vuole affrontare o ripensare a, al punto da abbandonare anche solo l'idea di aiutarla. Lucavo, grazie di cuore. Quando mi definite così, mi fate dei complimenti che non riesco neanche a dire ad alta voce, mi emozionate, grazie davvero. Mi sento quasi in colpa a dirlo ad alta voce. Grazie. E Deep, Zaga, benvenuti. Grazie ancora, Locab 88. Abbiamo. Non è so un investimento nei miei confronti. Ma dovresti vedere la città. Siamo più di 20 famiglie ora. Maria e suo padre hanno fondato questo posto per renderlo autonomo. Ci sono coltivazioni e bestiame. Ricordi che pensavamo che fosse impossibile vivere così? Noi lo stiamo facendo. Come fate a difendervi? Gli adulti fanno la guardia lungo il perimetro. C'è anche un recinto elettrificato quando la centrale è in funzione. Dovete ancora occuparvi degli infetti, però. Chi non deve? È il mondo in cui viviamo. Forse non deve essere così. Parli come Marlene. Ehi, bello. Quello è Buckley. Non è proprio un cane da guardia. Ma che bravo che sei. È utile averlo in giro. Questi due geni riattiveranno la centrale. Forse stavolta ci siamo. Non ci credi? Io non ho detto niente. Scommetto che funziona. Certo, fai anche due. Siamo quasi pronti. Devono solo riattivare lo scudo. Non c'è fretta. Wow. A sinistra, attenzione. Delicato, eh? Ok, bene. Passa, esattamente. Dai. Bene, va bene.
Tommy è arrivato, siamo pronti. Dammi un secondo. Ok, pronti. Pronti. Avanti, vai. Ci siamo. Impressionante, no? Mi devi 2 milioni di dollari. Ok, Joel. Andiamo a parlare. A presto, Savo. Grazie come sempre. Onore e piacere. È davvero un bel gruppo qui. È gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. Qui l'abbiamo tutti. Perché hai lasciato Boston? Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa la ragazzina. C'entra del tutto quella ragazzina. Ma racconta allora. Provaci, vai, Joel. È immune. Immune a cosa? L'ho vista respirare tante spore da battere 20 uomini. Ma niente. Neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Va bene. Ci credo. Ma perché proprio qui? Dovevo consegnarla alle luci. Ma visto che quelli sono i tuoi uomini, potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non è per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa è la mia famiglia ora. E quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata. Cristo, dai! Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi Anche nuovi amici. Anche loro hanno una famiglia. Tommy, ne ho bisogno. Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazzina. È così che vuoi ripagarmi, eh? Ripagarti? Per tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura? È questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubi. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Ti porto la cura per l'umanità intera e tu reciti la parte del fratellino che frigna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. Ti ricordi ancora come si uccide, vero? Beh. Sì. Qui ti fa merda. Ben capire trascorsi complessi, eh? È il diavolo al lavoro. Oh, quello lo abbiamo azzoppato. Guarda un po' chi c'è lassù. Porca miseria! Guarda un po' che c'è qua. Molto bene. Andiamo. Aiutiamoli. Sta succedendo qualcosa di molto brutto. Stanno succedendo cose. Succedono cose.
Sono successe cose, c'è stata una strana interazione di modelli e a un certo punto Joel è caduto. Succede anche questo durante le pandemie. Non lasciamoli entrare nel sito. Facciamo un po' di aggressive gameplay. No, non così però. Non così. Bravi ragazzi. Non serve utilizzare il diavolo per questo. Alle spalle, Tommy. Se era un headshot era proprio figa la Tommy, eh. Allora, preferisco utilizzare il mattone per sfasciare qualche testa, ma in realtà sarebbe una brutta cosa da vedere. Chi manca? Sono sopra. Come prima. Ottimo. Ah! Andiamo. Signori, bene. Avete visto qualcosa? Vediamo. Andiamo al ponte. È un assalto numeroso, però è brutta, eh. Potete uscire di lì. Siamo a trappola. Veniamo a prendervi, restate. Ali, nasconditi. Maria, merda. Oh oh. Che bello. Adoro questa parte di The Last of Us, mi piace tantissimo. Alle spalle? Alle spalle, cazzo! Cavolo, quella alle spalle. Questa non me l'aspettavo mica. Raggirano. Una delle cose più belle di The Last of Us è l'intelligenza artificiale, che non è semplicemente un'orda lineare da sconfiggere, bensì il fatto che possa raggirarti. E a me queste cose fanno impazzire. Allora, andremo più diretti adesso. Allora, è il momento di essere più spietati. Complimenti! Santa scena. Ma ultra istinto! Tommy, coprimi. Eh sì, coprimi. Fallimento totale. Fallimento totale. Ci è andata molto bene di lusso. Molto bene. Porca miseria, Tommy, sei inutile! Tommy! Che anni l'ho occupato? Tommy, fa qualcosa! Lanciami uno snack! Non posso camminare neanche sul fiammiferaio, sul fiammifero che è caduto qua! Mi muore Joel in maniera molto poco scenica poi. Vicino alle casse! Ok. Mi spiace, ma
Gundam! Qualcuno gli spari, ragazzi! Sono da solo? Faccio io, Raggiungiamo le ragazze! Pensate al realismo. Dove un proiettile diventa un proiettile. Joel, fai quello che devi. Beh, per ora quello che devo sarebbe curarmi. Quindi vediamo un po' che cosa si trova qui. Esplosivi. Accendiamo la torcia. Servirebbe una benda. Allora. Ricarica, Joel. Bravo così. Vediamo un po' se... Quello è chiaramente... Non sono amici loro, o sì? Sapete che mi sfugge il fatto... No, non sono amici. Cioè, sì, sono amici, mi avrebbero già visto. Ah, non sono amici. Mi sembrano... Ok. Chissà come mai allora... Ah, forse sono diventati lievemente... No, sono solo fuori fuoco. Mi chiedo perché non abbiano il glow. Forse perché li vedo, non sono dietro. Non lo so, strano. Vabbè, nel dubbio. Ok. Perché è fermo. Ok. Solo in qualora facciano veramente suono appaiono. Ragazzi, non potete sparare. Posto. Gli stalker so che hanno un'invisibilità, diciamo, ma non pensavo che fosse a livello di programmazione questa abilità invece nostra. Attiva solo se l'avversario si muova. Io continuo ad avere la salute di uno sputo. Se starnutisco troppo forte mi scoppia una vena. Che bello il fuori fuoco, eh? Stai adoro bene. Queste giocate. Dov'è? Maria! Adoro. Mi piacciono un sacco. Ci è mancato davvero un niente. Tutto ok? Sì, sto bene. Oddio, arrivavano da tutte le parti. Poi Maria ha detto dobbiamo scappare. Ehi, ci siamo tuffati dietro al tavolo. È un tipo enorme. Piano. Ascolta, ehi, sei ferita? No. Porca troia. Ti devo parlare. Assolutamente no. Digli di trovarsi qualcun altro. Maria, non puoi lasciarmi in questa situazione. Hai idea di quanti uomini abbiamo perso oggi? Che sta succedendo? Litigano per colpa mia. Ne parliamo dopo. Ti ha detto dov'è il laboratorio? Ne parliamo dopo. Dopo. Certo. Ne basta una cazzata. Una cazzata e divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo. Non so cos'altro dire. Bene. Maria. E arriva. Tu. Sarà
colpa tua, dovesse succedergli qualsiasi cosa. Ti è riconoscente, sai? Sì, lo so. Porterò la tua ragazzina alle luci. Non devi preoccuparti. È meglio per tutti. Forse stavolta potrebbe andar bene. È meglio per chi? Devo parlare con Ellie. Ripeti, non ti ho sentito. Joey! È meglio per chi, Joey? La tua ragazzina ha preso un cavallo ed è scappata. Cazzo, da che parte? L'ho appena vista cavalcare via. Torna dentro. Aiuta gli altri a pulire. Ok. Ed ecco qua. Ecco, sì. Vedi le tracce? Un'altra novità. Non può essere andata lontano. La troveremo. Ragazzina testarda. Si comporta spesso così? Non così. So cosa sta succedendo. Impronte di cavallo, è nel bosco. Ellie, che ti è venuto in mente? E a te, Joel, cosa è venuto in mente? O cosa non ti è venuto in mente? Impronte. Ok, bene. Vedete, in queste parti, un po' come nelle passeggiate con Tess e nel prologo di The Last of Us, è vero. Il videogioco ci sta guidando, siamo degli strumenti. Non abbiamo la libertà di cambiare le cose, non abbiamo la libertà di giocare come vogliamo, ma possiamo muovere la telecamera a nostro piacimento, esattamente come all'inizio. Ed è un metodo che comunque permette a The Last of Us di non toglierti il controllo nel mentre si racconta. Qui si può andare a parlare di gusto e così via. Può stuccare, può annoiare. Guai se pensate il contrario. A chiunque, insomma, gli venga detto a me della stovasa annoia perché si gioca poco, gli si può rispondere, però è un videogioco. Perché a differenza delle opere narrative, come un Dear Esther, qui si gioca molto. Ci sono delle fasi, appunto, a fisarmonica, l'ho detto prima, no? Quindi si fa. Però capiate anche che, effettivamente, non sono scemi. Se, ma chi vi dice queste cose, salvo che non ne riconoscano un oggettivo valore, perché della stovasa ce l'ha. Ehi, hey, wow! Quanti ne vedi? Cazzo, sono troppi. E a proposito di giocare, no? Fai il giro, ti copro! Mi muovo! Mi attendo come un carino. È proprio qui! Mi muovo. Pronto.
Tommy, coprimi. È morto. Uno snack. Mi sento molto meglio. Bel colpo, Mike. Allora, ti ho visto, eh. Ci stai aggirando? Sì. Dov'è? Eccolo. Ah, questa è brutta. Uccidilo, ok. No! Joel! Joel! Mano di burro! Che... Ma come ha fatto quel mattone che non andava? Cosa aveva quel mattone che non andava? No! Cazzo! Ho finito per niente lì. La freccia... La freccia è conficcata nell'aria. Ce ne sono altri. La freccia è conficcata nell'aria. Vabbè, almeno non è colpa mia. Grazie. Ora, cerchiamo di prendere il dispositivo di Fortune che ha questo soldato. Chiamiamolo soldato. Ok. Senza cavallo mi sa che... Sono vivi i cavalli? La Molotov li ha uccisi? Non ci ho fatto mica caso. Avanti, torniamo ai cavalli. Stanno bene? Ok. Sono i cavalli più coraggiosi della storia, comunque. Ci vanno da questa parte. Spero solo che non l'abbiano presa. Benvenuti, Aristolov. Bene, tua sora. Grazie, grazie di cuore. Guardate. Bello poter avere una parte così piena di natura The Last of Us, eh? Anche inaspettato, potremmo dire. Guarda, vicino al ranch. Quello è il nostro cavallo. Lei deve essere qui. Non eri abbastanza convinta? Tu, forza. La zona sembra tranquilla. Bene, andiamo. Attenzione.
Ellie? Ellie! Sono qua sotto. Oh, Gesù Cristo. Faccio la guardia. Ellie? Si preoccupavano solo di questo. Ragazzi, film. Scegliere quale maglietta abbinare a una gonna. È pizzarro. Alzati, andiamo su. E se dicessi di no? Ti rendi conto di quanto valga la tua vita? Eh? Scappare in quel modo, metterti in pericolo, sono gesti stupidi. Beh, allora direi che la delusione è reciproca. Che cosa vuoi da me? Ammetti che è dall'inizio che cerchi di sbarazzarti di me. Tommy conosce questa zona meglio. Senti, mi dispiace, mi fido più di lui che di me stesso. Basta con queste stronzate. Cos'è che ti preoccupa tanto? Che faccia la stessa fine di Sam? Non possono infettarmi. So badare a me stessa. Quante volte ce l'abbiamo fatta per miracolo? Beh, finora ce la siamo cavata bene, no? E ora te la caverei anche meglio, con Tommy. Io non sono lei, sai? Cosa? Maria mi ha parlato di Sara. Ellie. E io... Stai scherzando col fuoco. Attenta a quello che dici. Mi spiace per tua figlia, Joel. Ma anch'io ho perso qualcuno. Tu non hai idea di ciò che significhi. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti o mi hanno lasciata. Tutti! Tranne te, cazzo! E non dirmi che sarei più al sicuro con qualcun altro, perché la verità è che avrei solo più paura. Hai ragione. Tu non sei mia figlia. E io non sono tuo padre. E ognuno andrà per la sua strada. State pronti, non siamo soli. Due stanno entrando. Dentro ce ne sono altri. Un'occhiata qui. Quanto bene funziona questo momento grazie al fatto che abbiamo giocato una decina di ore, eh? Di che livello è il doppiaggio di Joel qui, per esempio? Qui abbiamo raggiunto picchi del tutto cinematografici a livello di doppiaggio, a livello di anche solo messa in scena invece originale, non in questo caso italiana. Tendenzialmente la mancanza di zucchero all'interno di questo dialogo è molto, molto importante, sia per il videogioco che per The Last of Us come opera. Vedete, cioè questa è una cosa molto importante ed è molto facile fraintenderla. È molto, molto facile fraintenderla. Io sono a una terza run, le cui scorse sono state separate da anni e molti anni fa, ma sono abbastanza sicuro di non aver mai visto le lacrime negli occhi di Ellie. Mi ha fatto molto piacere vederle, sono veramente sottili e su PS3 forse anche molto più difficili da vedere, per quanto fosse in full HD chiaramente. Però lo dico a tutti voi, siete veramente in tanti a seguire queste dirette e sapete benissimo che il mio obiettivo è, specialmente nei confronti di quando andrò ad affrontare il 2 con voi,
in cui non potrò interagire con voi a voce, perché ho deciso di non farlo. Vorrei che quindi queste scene siano la base per comprendere una cosa estremamente importante, sia del concetto di quello che vuole trasmettere The Last of Us come scrittura, sia del possibile valutarlo poi come spettatori e come consumatori, ok? Non è un gioco della PS2 questo, no. È un gioco del 2013 della PlayStation 3. Ovviamente. Streamerò la blind in silenzio nei vostri confronti, sì. Non in mio silenzio, ma non parlerò leggendovi. Sarà voyeur. Un esperimento curioso. Io sarò curioso di vedere le chat, come voi siete curiosi di vedere me. Sarà una cosa veramente, veramente figa interagire in quel modo passivo stavolta. Tuttavia, la chiave è questa, e serve comprenderla anche per poter poi analizzare il futuro e il passato di quello che avete visto. La sfida di Naughty Dog nei confronti di The Last of Us è scrivere persone e non personaggi. Le persone sono cose complesse. L'essere umano è complicato. Ed è estremamente facile sbagliarlo. È estremamente facile fraintenderlo, ma diventa anche molto difficile leggerlo come spettatore. Quindi cercate di acuire quanto più possibile le vostre capacità di analisi, ragazzi. Perché questa cazzina è molto importante, le prossime lo saranno altrettanto. Ok? Non mi metto a fare come nella Metal Gear Saga, in cui vi parlo di quello che può essere passato per la testa di ognuno di loro. Andiamo avanti. Mike, ma come mai non metti AD? Perché sono un coglione. Vai a vedere laggiù. Che culo. Resta qui. Non credo. Ah, sono i cavalli. Ok, la casa è vuota. Sono i cavalli, poverini. Stavo per sparare al cavallo. Via libera. La faccio.
vedete, The Last of Us sta effettivamente migliorando andando avanti. Con solo qualche debolezza. E qualche momento un po' lento. Quel pizzico di troppo. Però il suo racconto si potenzia col tempo. Ed è un enorme valore. Eccola là. I bimbi stanno a casa stasera. Dov'è quel laboratorio? È lontano da qui, Università del Colorado dell'Est. Forza Big Horns. Ellie, scendi da cavallo. Dallo indietro a Tommy. Continueremo solo con lui, se per te va bene. Dai, non farmi ripetere le cose. Che stai facendo? Tua moglie mi fa un po' paura. Non voglio che mi dia la caccia. Scusa se ho rubato il tuo cavallo. Dai, torna in città, parliamone almeno. Mi conosci, non cambia idea quasi mai. Università del Colorado dell'Est. Dove trovo il laboratorio? Edificio di scienze. Sembra uno specchio gigante, non puoi sbagliare. Abbi cura di tua moglie. C'è posto per te qui, lo sai? Tutto ok? Tutto ok. Addio, fratellino. Forza. Sì, si chiama turnover. E se copri 10 yard, allora torni al primo down? Esatto, al primo down. Cavoli, che casino. Basta giocare un paio di volte, poi tutto ha senso. Andiamo nella zona centrale. Da lì vedremo il resto del campus. Bello, ragazzi. Vario, diverso. Ma soprattutto molto bello. Muoversi a cavallo all'interno del campus di un'università. Mica male, eh? Forza. È stato divertente. Vicini al tramonto, tra l'altro. Ehi, laggiù. È quello? Sembra uno specchio gigante. Beh. Quanti passi che ce ne siano? Di luce, intendo. Ci vuole una bella squadra per un'operazione così. Beh, credi che ci saranno i miei coetanei? Ah, non lo so. Col cavallo vado a controllare. Sei sicuro? Sì, non voglio che scappi via. Torno subito. Qui sto puntando più sulla narrativa che sull'esplorazione, ragazzi. È voluto. Uno dei problemi di giocare completamente in modo libero The Last of Us è che a volte l'equilibrio videogioco-storia rischia di essere un po' sgretolato, quindi un pochino di forzatura la faccio anch'io dall'altro punto di vista. Oh, porca miseria. Qui la situazione è pessima. Servirebbe una bottiglia.
Ho una molotov che funge anche da trappola. Il lanciafiamme, ragazzi, è una di quelle armi che non usa nessuno. Lo sapete. Sono quelle cose che consumano munizioni e quindi rischi di volerle accumulare fino alla fine. Però la bomba di chiodi non ha un range abbastanza importante. Vediamo se troviamo una bottiglia. Questo coso è stato sistemato alla buona. È stato sistemato alla buona, però. Pannello a muro. Abbiamo dovuto sistemare la porta per il generatore al piano di sopra. Per favore, usatelo il meno possibile. Stiamo finendo la benzina. È a secco. Già. Cerco di riattivare la corrente. Gradirei anche solo un piccolo mattone. Qualcosa per poter. Niente, eh. E va bene. Allora, che ne dite se proviamo a fare qualcosa di particolarmente distruttivo? Potremmo fare qualcosa di veramente distruttivo. Che potrà andare in vacca, ma provare mi diverte molto. A posto. Ah no, ma la cosa terribile e insopportabile, ingiustificabile e crudele è uccidere cani addestrati che ti sbraneranno. Quella è la cosa veramente terribile, vista nella demo gameplay di The Last of Us Part 2. Quello è proprio intollerabile. Poveri cani. Già. Allora. Andiamo. È proprio per quello che ho usato lanciafiamme qui, perché non lo userebbe nessuno. Come me, nessuno lo userebbe dopo. Ho anche consumato tutte le munizioni apposta. Oh. Davvero? Sì. Ti immagini essere lassù tutto solo? Sarebbe stato bello. Così, per dire. Ti cerchi di aprire un po', Ellie? Che dolce. Perché si sta aprendo un po' anche Joel? Volevi fare l'astronauta? E tu? Cosa avresti voluto fare? Beh, quando ero bambino volevo fare il... Il cantante. Ma smettila. Sul serio? Canta qualcosa. Ah, no. Avanti, non rido. Non ci credo. Joel, per favore. Andiamo. Wow, quelle sono scimmie? Sì, un sacco di scimmie. Pazzesco.
Hai mai visto una scimmia? È la prima scimmia che vedo. Qui si potrebbe esplorare veramente tanto, eh? Questa è un'area aperta che è disponibile al gusto e all'attenzione del giocatore che la naviga. Ma no. Scendiamo e avanziamo. Fermo, Callus. Che razza di nome è Callus, poi? Non è colpa mia se non hai chiesto il suo nome a Tommy. Callus. Non avremmo dovuto vedere qualcuno ormai. Forse quei tizi non vogliono dare nell'occhio. Sì, forse. Ehi, guarda. Luci. Vedo. Ah, bene, è il primo segno delle luci. Spegnete il generatore quando non in uso. E quindi. Fa attenzione. Anche tu. Vediamo che si trova qui Ellie. Tempo al tempo. Le stanze dell'università. Ben riconoscibili. Anche se non fanno parte della nostra cultura e sistema scolastico, eh. Però le abbiamo viste spesso in giro. Nove maledetti mesi di attesa e ancora niente. Neanche una parola, da nessuno. Ho trovato altre scatolette di cibo nelle cucine, ma non dureranno. C'è stato un problema con la barricata della sala est, ma è ancora tutto sotto controllo. Ho adocchiato un gruppo di quegli affari che correva qua e là. Ne ho visto uno che sembrava un Ether. Che sembrava Heather. Forse era Heather. Merda. Dato che le batterie stanno finendo, ora ascoltano la radio solo una volta per notte. Ho lasciato perdere dopo l'ultima trasmissione. Sono passati 3 cazzo di mesi, perché perdono tempo? Cheryl stava fumando fuori, ieri. Ha detto che ne aveva bisogno. Si è arrabbiata quando ho buttato le sue scorte. Non capisce. Dobbiamo restare lucidi qui. Qualcuno dovrà andare in città per fare provviste. E probabilmente toccherà a me. Chissà per quanto sono stati nascosti. Eh sì, che il diario finisca in quel modo. Sporco. Non è una buona prospettiva. E allora. Aspettate. Ecco qua. Allora, guardate che roba. Non è decisamente il caso di ucciderli. Non ne vale la pena. Guardate le spore quanto si sono sviluppate qui. È terrificante. Sentite il rumore alle nostre spalle.
quello è un bloater. Il bloater dovrebbe poterci vedere. Non è cieco. C'è un bloater. Questo è veramente, veramente, veramente pericoloso. Guardate. Il bloater è cieco? Ok. Sì, è vero, non hanno gli occhi. È vero, è vero. Hanno gli occhi consumati. Ottimo. Benvenuto, Shalar Hardcase. Non so scegliere nickname. Allora. Cosa abbiamo qui? Che bottino! Foto, ricordi? Persino delle coppe, dei piccoli trofei. Ok. Altri infetti, sto bene. Ecco qua. Dobbiamo incacciare. Ce l'hai fatta? Sì. Dai, passa. Fossero luci? No, non credo. Perché tengono gli infetti vicino al laboratorio? Bill li usava come difesa, forse loro fanno lo stesso. Sì, lo vedo. Guardate il tramonto che prosegue. Il tempo che avanza. Nonostante non ci sia ovviamente un ciclo giorno notte, per ovvi motivi. Niente guardie. Niente di niente. Sì, mi aspettavo di vedere qualcuno. Non è un buon segno. Entriamo. Nessuno. Torce spente. Fari spenti. Ehi, guarda laggiù. Sì, sembra una via d'accesso.
Ah, ok, aspettami, Ale. Già. È arrugginita e bloccata. Dobbiamo trovare un'altra entrata. Potremmo passarci su. Hai qualche idea, Ale, per passarci su? Vediamo. Osserviamo. Ecco qua. Strano. Però qui funziona. Qua è molto più fluido rispetto ad altre. Vai, Joel. Che la natura faccia il suo corso. Ok. Quindi non era fisica ma script. Okay. Ok, non era quello che avevo in mente, ma andrà bene. Andrà bene. Vieni, L. È stato simpatico scoprirlo. Vediamo un po'. Porta sigillata. Povero Callus, sì. Oh no, una sirena. Allora. Ma Joel, questa porta non ti piace? Troppo poco 3D? È una texture? Ellie, posso portarti, posso... No, è inutile. È inutile. Ok, e niente, riutilizzeremo il nostro caro vecchio amico. Ciccia. Vieni, forza. Faccio io. Ecco qua. Oh, pannelli solare. Qua c'è elettricità ancora attiva. Ok, siamo dentro. Dammi la mano, piccola. Fatto. Grazie. Diamo un'occhiata. Sì. Oh. Un laboratorio. In effetti. Preoccupante. Wow. Soddisfacente. Molto soddisfacente. It is time. Ne abbiamo saltati un bel po', ma a buon rendere. Dunque, il lanciafiamme è potenziabile, ma non ci interessa. Quello che possiamo fare qui adesso, invece, è aumentare la capacità del caricatore del nostro fucilazzo. Poi, ovviamente, non esplorando, non sono neanche certo di aver perso... o meno diverse volte la capacità di superare il livello attrezzi attuale. Però intanto abbiamo 309. Ok. Velocità di fuoco del pompa, sicuramente, così come la capacità del caricatore. Potenziamo tutto perché il fucile a pompa è una delle armi più efficienti in assoluto in queste avventure e in The Last of Us non fa eccezione. Molto bene. Ok, basta così. Sì, bel lavoro. Visto che la chat mi sta dicendo che la cassetta degli attrezzi, la cassetta degli accessi, stavo dicendo praticamente, è qui vicino, il livello 4, lo attendiamo. Ecco qua. Luci! Qui c'è la cura per l'umanità! Che ansia! C'è nessuno? Facciamo piano finché non capiamo quello che succede. Sì, infisso. C'è.
siamo soli. Forse è un meglio. Stammi vicino. Sto andando troppo spedito, forse. Potrei perdermi l'attrezzo, ma non importa. La priorità è un'altra. Abbiamo tutto quello che ci serve. Ok. D'accordo, ragazzi, mi faccio guidare. La prendo. D'accordo. Un pizzico di gameplay in più. Va bene. Allora, ditemi. Dove la possiamo trovare? Sono alla vostra mercé. Guidatemi nell'università. Qui forse? Porta col coltello? Yes. Ci siamo. Dai, sarà sicuramente qui dentro. Eccole. Perfetto. Queste stanze sono veramente una gioia. Una stupenda, enorme gioia. Torniamo al banco di lavoro, allora. Trotta Joel, guardate che bello il fatto che abbia il numero esatto di frecce che ha, l'arma. È praticamente un lavoro che si basa sul rendere quanto più plausibile possibile il comportamento dello zaino, senza che sia un inventario infinito, eccetera. Dov'è? Non mi ricordo dov'è la cassa degli attrezzi. Il banco. Mi sono super perso io. Super perso. Torniamo indietro. Ci sono passato davanti? Mi piace. I like this. Ottimo. Sono contento. Allora, fatemi guardare bene, eh. Mi fermo. Adesso ripeto le stanze precedenti guardando solo lo schermo e non anche la chat. È in una di queste stanze, la troveremo. Pensavo che fosse qui, ma l'avevo superata. Cioè, non l'ho inquadrata. Allora, ora. Escludendo il quinto livello, io direi. Molto bene. Che bene. Soddisfazione. Mi piace moltissimo il livello di potenziamento ottenuto. Allora, andiamo. Ma certo, si mi cava, è ovvio. Se non guardassi la chat sarebbe diverso, però ci tengo a guardarla. Twitch deve essere così. È giusto, secondo me. In The Last of Us 2 non sarà così, ma è un extra, è una cosa diversa. Non ci sono qua. È un segno, no?
Se scopriamo dove sono andati. Esatto. Altrimenti. Merda. Probabilmente sono clicker, giusto? No, i clicker non si nascondono. Però non ho un solo proiettile. Ok. Scusa. Decido di non leggere la chat in The Last of Us 2, anche se non sono a rischio di spoiler perché lo sto già giocando, in quanto preferisco dare a chi teneva a vedere una run più magari da canali diversi dal terziario qualcosa di simile. Stavano analizzando gli infetti. Si sono trasformati in scimmie. Cerchiamo ancora, troveremo qualcosa. Non vedo l'ora di fare un discorso breve. Ma davvero? Io sono morto. O lo sarò presto. Mi sono preso del tempo per riflettere. Ci sono stati anni in cui pensavo soltanto una cazzo di perdita di tempo. Non ce la faccio più. Andiamo. Stai cercando gli altri. Sono tutti tornati all'ospedale St. Mary di Salt Lake City. Li troverai là. Che tentano ancora di salvare il mondo. Sai dove si trova? Conosco la città. È lontana? Non è vicina, voglio dire, a cavallo. Che c'è? Sono le luci. Sta giù! Che spettacolo. Che diavolo sono quei tizi? Bello, anche... So dove andare, usciamo di qui. Anche la totale mancanza di interesse... che Joel ha dimostrato all'interno di quel reperto, diciamo, audio molto reale, molto molto importante da capire per il personaggio. Ed è tra l'altro estremamente naturale, perché che interesse c'è? Erano qui per loro, loro non ci sono, e lui è rimasto lì ritenendo tutto una perdita di tempo. Fantastico, fantastico. Stai facendo un errore grosso, eh? Con che riflesso? E ho capito, ma... Ehi! Io qua stavo cercando di fare un po' di narrativa. Ha fatto prefire con l'arma fisica, praticamente. Guarda un po' un flare. Provateci. Vogliamo giocare? Giochiamo. Venite, venite. Sentito niente?
stronzo. No, no, mattone, grazie. Mi sembra veramente il caso. Siamo già abbastanza frustrati per il fallimento. Non è il momento di aprire i cassetti. È pieno. Affari loro comunque. Dovevano evitare. Adoro il gameplay quando si arriva alle fasi avanzate. È tutta un'altra cosa. Ok, ci ho messo tanto a caricare, tu scendi. Ma non siamo a realismo, quindi ti attacchi. Momento del mattone? Troppo tardi. Avrei dovuto utilizzarlo contro di lui. Pezzo di merda. Prendi il coglione. Ellie, aiutami. Raggiungi il cavallo. Non vedo nessuno. Andiamo. Joel, come va? Sto bene. Puoi occuparti della finestra? Già. Ok. Visto. Avanti, muoviti! A farlo camminare e non svenire, ovviamente, l'adrenalina. Ma ne parliamo dopo, appunto. Era un po' di tempo che aspettavo. Anche nella prossima live ne parleremo molto meglio. Qui aggireremo. Qui anticiperò, introdurremo il discorso. Erano i miei amici quelli che ho ucciso stupendo. Vieni fuori o vuoi risolverla con le cattive? Piccola. Avanti.
Forza, Marco, forza! Ehi! Joel! Ali! La ragazzina è armata! Siamo al sicuro. Joel. Joel! Merda. Joel, dai. Alzati, alzati, alzati. Devi dirmi cosa fare. Forza, devi alzarti. Joel! Bel colpo. Non durerà a lungo. Lo spaventeresti? E qui giochiamo L. Allora. Prima che io faccia un certo discorso, devo decidere come e quando. Quindi, per favore, mi basta che non sia unanime. Quindi, siete sinceri in chat, YouTube? Un secondo. C'è qualcuno in chat, anche uno solo, no, non mentite ovviamente, che è blind di The Last of Us 1? Perfetto. Mi bastava un paio di sì, siete in tanti. Quindi io non vi andrò assolutamente a dire cosa sta per succedere. Come avrei fatto se fosse stati tutti consapevoli. Quindi, non fate spoiler in chat. Introdurrò il discorso senza completarlo e lo farò pezzo per pezzo. Non c'è più bisogno che rispondiate perché bastavano pochi sì e sono veramente in tanti. Non siete davvero pochi. È sorprendente e bellissimo, mi rende ancora più emozionante il lavoro perché mi impegnerò ancora di più per condividerlo bene. A maggior ragione il prossimo. Allora, quando Joel è stato ferito in questo modo, ho visto la chat esplodere, ho visto la chat davvero in qualche modo reagire in maniera per me inaspettata. Pensavo che non avreste battuto ciglio, invece avete quasi litigato fra voi. Già, YouTube, succede. Ed è affascinante da morire poterlo vedere in diretta. Mi piace un sacco, ma ho fatto bene forse a non mettere la chat, non si sa mai. A schermo. Allora, perché ritenevate
veramente eccessiva la ferita per permettere a Joel di sopravvivere in qualunque modo. Ora, senza andare a discutere di quello che sta per succedere, d'accordo? E che chiaramente qui il dubbio è, se era autunno prima e inverno adesso, quanto tempo è passato? Quando abbiamo visto l'autunno, eravamo a inizio autunno, a fine autunno, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, la parte dell'inverno di The Last of Us è quella che più di altre cammina su un filo del rasoio. Cammina sul filo di un rasoio delicatissimo e che francamente, sia a livello critico, sia a livello da giocatore, quindi tra l'oggettivo e quanto più il concreto possibile, il pragmatico e preciso, mentre rispetto al passionale e appassionato di quello che è il videogioco come medium, eccetera, fondamentalmente vi dico, sì, state per vedere qualcosa che è molto delicato in quanto raggiunge il picco massimo di cui avrete bisogno all'interno dell'avventura per quanto concerne la suspension of disbelief. La sospensione dell'incredulità qui raggiunge limiti veramente molto 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 delicati perché ci saranno alcune cose che nel mondo reale, uno ad uno, non sarebbero potute succedere. E effettivamente ci sono alcune scelte tirate, d'accordo, che il DLC cercherà in qualche modo di edulcorare. Lo so senza averlo giocato, conosco bene o male il plot del DLC in maniera vaga, però al di là di questo, inverno è bellissimo. L'inverno è veramente meraviglioso. Quindi non preoccupatevi se il realismo di The Last of Us qui incontra un po' Hollywood, ok? Ci sarà qualche momento di Hollywood, ci sarà qualche eroico atto impossibile, ci sarà qualche tirata per le orecchie di quello che è l'assoluto realismo. Ma non è volgare. Non è volgare. Non è una pacchianata. È stato scritto con grande delicatezza, nonostante abbiano scelto di tirare quella corda quanto più possibile. Di nuovo, vedrete un pizzico di Uncharted qui. E ne riparleremo, perché il discorso non posso farlo, sarebbe spoiler. La lunga premessa serve perché prima di poter parlare dei fatti, già adesso ci sarà qualche tirata, subito. Quindi, se siete super critici, se volete l'assoluto realismo, potrebbe non piacervi totalmente al 100% l'inverno, e non sentitevi in colpa se non vi piace. Ricordate sempre di distinguere il gusto e la vostra sensibilità dal giudizio di un videogioco che in qualche modo è ovvio che si fa e si rifà a quello che è comunque un film. D'accordo? Grazie, Stariolu. Seguirò. Mi affascina molto. Grazie dei link. E ora andiamo. Ok. Chi fa ipotesi sulle cose a cui mi riferisco, non preoccupatevi. Non è il gioco chi indovina, ok? Ok. Ma dov'eri? Guardate, stiamo giocando Elle. Una delle cose più ansiogene e preoccupanti di ora è chiedersi che cosa effettivamente sia successo a Joel. È passato almeno un mese, forse, no? C'è la neve, è caduta e stiamo cacciando per sopravvivere. Abbiamo preso una lepre e stiamo inseguendo un cervo. Che cosa è successo a Joel? Guardate, questo è lo zaino di Elle. Non so quanti di voi abbiano avuto l'istinto di guardare dentro allo zaino della nostra fanciulla, ma io nella prima run non lo feci. Ah, per esempio, avrei la foto dovuto dartela finché potevo. Di Joel. Avrei dovuto dartela finché potevo. Un coltello serramanico, una delle cose che in nessun videogioco survival horror la gente è abbastanza attenta da avere, in maniera tale che non si rompano in continuazione. Grazie, Christian.
parole meravigliose, è meraviglioso a maggior ragione che voi diciate e tu dica questo del mio lavoro e del mio, e della mia analisi. Grazie di cuore. È un biglietto per Ellie. Ti svelerò un segreto, Ellie. Non amo molto i ragazzini e odio i bambini. Eppure, ti guardo e resto di stucco. Non hai neanche un giorno di vita a tenerti tra le braccia, è la cosa più incredibile che abbia fatto nella mia vita. Una vita che sta per interrompersi troppo presto. Marlene si occuperà di te. Non c'è nessuno al mondo di cui mi fidi più di lei. Quando sarà il momento, ti racconterà tutto di me. Non crearle troppi problemi. Non essere testarda come me. Non ti mentirò. Questo mondo è parecchio incasinato. Non sarà facile. Ma ricorda sempre che la vita merita di essere vissuta. Trova qualcosa per cui combattere. Vedo in te una grande forza. Sono certa che saprai sviluppare le tue potenzialità. Dalla mamma, con affetto, Anna. Vorrei rimettere tutto a posto. Sono stata una stupida. Ho sbagliato a dirti quelle cose. Mi manchi. Ed è qui che Ellie prende le sue barzellette, quelle che tra l'altro ci siamo anche persi durante la run per alcune mancanze dell'esplorazione. È qui che lei dimostra di essere pessima a fare le barzellette e le battute. E per YouTube sappiate che molti in chat sono rimasti sconvolti perché neanche loro aprirono questo zaino. Neanche loro. E ora, nel mentre il cervo è tornato in Wyoming, andiamo avanti. Le vedremo nel DLC, le sue battute. Cazzo, è veloce! Lei ovviamente è l'utilizzatrice della Mark 54 di Iron Man, perché avete visto prima come si è presa la sprangata in faccia e la sua abilità di tendere l'arco all'infinito. È perché in realtà la Mark 54 è invisibile, non è soltanto utilizzatrice di nanomacchine e di naniti. Una cosa molto bella è che, come potete notare, apparentemente non è scriptata la caccia. E questa neve è ovviamente frutto di Uncharted 2. Naughty Dog utilizza sempre i suoi videogiochi per fare un esperimento tecnico e portare tutte le sue risorse sul migliorarne l'esecuzione grafica e o narrativa. E in questo caso abbiamo l'unione di parecchie.
di queste ultime. Uncharted 1, l'acqua. Uncharted 2, la neve. Uncharted 3, la sabbia. Fermo. Reso. Oh, cavolo. Non credo sarà in grado di correre ancora a lungo. Vai a essere ancora vivo. Ovviamente le fughe di questo tipo sono scriptate, ma il doverlo colpire no. È tuo merito. Guarda un po' dove siamo finite. Che posto è questo? Stai attenta. Potrebbe essere un accampamento. Oh, grandioso. Va tutto bene. Questo posto non è affatto inquietante. Che realismo, eh? Che bello che è. Eccolo. Là. Vogliamo solo parlare. Se ti muovi te ne infilo una dritta in mezzo agli occhi. Idem per il ragazzino. Che cosa volete? Mi chiamo David. E questo è il mio amico James. C'è un gruppo più grande, con donne e bambini. Tutti molto molto affamati. Anch'io. Donne e bambini. Tutti molto affamati. Beh, potremmo fare uno scambio per un po' di carne. Che vi serve? Armi, munizioni, vestiti. Medicine. Avete degli antibiotici? È vivo. Ne abbiamo. All'accampamento. Se vuoi puoi seguirci. Non vi seguo da nessuna parte. Il ragazzino va a prenderli. Torna con ciò che mi serve. E il cervo è tutto vostro. Se arriva qualcun altro... Me ne infili una dritta in mezzo agli occhi. Perspicace. Due boccette di penicillina e una siringa. Sbrigati. Vai, su.
Quel fucile lo prendo io. Certo. Indietro. L'ha presa in... bella scena questa, molto bella. Ci metterà un po'. Ti spiace se ci ripariamo dal freddo? Porta anche quello. Pesa un cervo, Ecco. Sai, non dovresti andare in giro da sola. Non amo la compagnia. Capisco. Come ti chiami? Perché? Senti, so bene che non è facile fidarsi di due sconosciuti. Chiunque sia il ferito, si vede che ci tieni. Sono certo che andrà tutto bene. Vedremo. Avevi un'altra pistola? Mi spiace. Ok, ora potrai riavere il fucile. No, hai la pistola. Spero tu sappia come usarlo. Oh. Ho fatto un po' di pratica. Dobbiamo tenerlo fuori a ogni costo. Speriamo che non lo trovino. Erano stati attirati dal cervo. Le finestre. Ok. David! L'ho già fatto prima. Sono dentro. Ne ho preso uno, eh! Che culo! Ottima mira, L. La tua pratica fa cacare. Meglio farli morire dentro. Non stavi scherzando. Spari meglio di me con quel coso. Aiutami con questo. Avanti, avanti. Oh merda. Facciamoli entrare, va? Volevo solo raccogliere dei proiettili a terra, David. Qui non c'è niente. Abbiamo... Ah, il checkpoint è stato spostare questo? Ok. Sono un sacco, vengono verso di noi. Lo so. Già, li vedo. Dentro. Lasciami. Grazie, piccolo. Shelly. Oh,
Beh, Joel non è l'unico con i pugni di ferro, eh? La varietà di The Last of Us. Stasera ce n'è stata veramente tanta. Non ho mai messo piede qui. Grandioso. Via libera. Di qua. Ti seguo. Ok. Come stai? Non preoccuparti per me. Ok. Resta vicina. E guarda dove cammini. Au. Ehi, piccola, stai bene? Sto bene. Altri kicker. Usciamo da qui! Tutti molto calmi, eh? Eh sì, questo fucile è molto potente. Queste scale sono molto gialle. Stai bene? Eccoti! Forza, la porta è di qua! Non male. David. Per un pelo. Dobbiamo arrivare lassù. Beh. Là, quella scala fa il caso nostro. Vuoi tirarmi su? Non vuoi tirarmi su. D'accordo? Qui vuoi tirarmi su? Qui, aiutami a salire. Ok, pronta. Occhio. Queste torce delle luci sono praticamente l'unica cosa che è rimasta in grado di rimanere accesa per tutti questi anni. Possiamo metterla così. Lo so. Attenzione che qua è difficile. Ehi! Il tastino triangolo, io l'ho premuto, ma il clicker è stato più veloce di L. Si muore veloce. No, ti prego, non farmi rivedere lei che lentamente viene sollevata. Aiutami a salire. Per favore. Veloce. Esatto, mi ha parriato il coltello. Esatto. Forza, forza, forza! Ok. Ok, fai in fretta e stai attenta a quei muffi. Lo so! Ammetto di aver sperato che quattro proiettili bastassero. Volevo fare una cosa un po' scenica, ma evidentemente a difficoltà normale non... chissà se cambiano gli... Cambieranno i... Gli HP? Non lo so. Questo non lo so. Questo non lo saprei. Però Ellie ha il coltello serramanico. È questo che conta, eh. Solo quelli che subiscono. Okay, d'accordo. Stai attenta a quei mostri. Lo so. Ok, ok. Chiaro, chiaro. Ora lo accolteremo come si vuol dire. Come si suol dire.
sfruttando l'abilità centrale di L. Dovremmo poterlo accoltellarlo anche da davanti, no? Con quale coraggio. Sì, tutto ok. Molto bene. Stiamo anche costruendoci parecchie risorse. Va bene. Ecco te. Attenzione. Forza. Ok, Ellie. Oh. Da questa parte. Forza, piccola. Ci serve una via d'uscita. Cerca una via di terra. Va bene, vecchio. Diavolo. Sembra che qualcuno li abbia già sfidati e abbia perso. Ah, cielo. Li stavo cercando, questi ragazzi. Non importa, prendimi l'equipaggiamento. Io cerco un'uscita. Vediamo un po'. Si prospetta una orda. Non trovate? Occhi aperti, forse c'è qualcosa di... Vedi niente? Quindi che facciamo? Andiamo alla zona. Ci sono altre opzioni? Morire. Bene. Preparati. Sono pronto. Boy. No, ma come? Ma come? Ma la bottiglia non stordente. No, il mio piano. La bottiglia stordente. Per poi shottarlo con... Vabbè, non importa. Qualcosa non ha funzionato. Forse la mia conoscenza del combat system. David! Sentito! Sono sul tetto! Comodo ucciderli così! David! Se ciascuno di loro droppa tutte queste munizioni, a che serve usare le trappole? No? Ma mordilo, 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 mordilo.
Simpatico. Andiamo bene, piccola. A me non sì, c'è. Ma basta fare un piccolo errore che... Volevo non consumare proiettili e salvarlo. Salvarlo non consuma proiettili e shot. Abbiamo un checkpoint intermedio, mi sembra. Ok, fine by me. Non mi prenderai. Tranquillo, ti salvo io. Bene. Molto bene. Tutto bene? Tutto bene. Ragazzi, che fuga, eh? La fuga del paguro. Sì. Già uccisi tutti. Pochi, vero? Non essere così delusa. Più che delusa, stressa. Controllo il ponte. Niente infatti. Già. Niente infatti. Che ti dicevo? Bene. Torniamo indietro e controlliamo il cervo. Bruta strage. Te la sei cavata piuttosto bene là fuori. Direi che siamo un'ottima squadra. È solo fortuna. Fortuna? No, no. Questa non è fortuna. No, sai, credo che tutto accada per un motivo. Certo. Davvero? E posso dimostrartelo. Vedi, quest'inverno è stato particolarmente duro. Qualche settimana fa ho mandato un po' di uomini in città per cercare del cibo. Ne sono tornati pochi. Han detto che gli altri erano stati massacrati da un pazzo assassino. E senti questa, quel pazzo sembra vaghi con una ragazzina. Vedi? Tutto accade per un motivo. No. Non agitarti. Non è colpa tua. Sei una ragazzina. James, giù la pistola. Col cazzo, Davide. Non la lascio andare. Abbassa la pistola. Dalle le medicine. Sai che agli altri non piacerà. Sì, ma non è un problema tuo. Levati dalle palle. Non sopravviverai a lungo. Io posso proteggerti. No, grazie.
Andiamo via da qui. Forza. Dai. Marco. Joel. Non sono riuscita a prendere molto cibo. Ma ho preso questa. Sposta il braccio. Seguita. Ovvio. Era quella l'idea. Li porterò lontano da qui. Ti verrò a prendere. Non so per quale motivo sia apparso un filtro blu. Potrebbe essere un bug, ma non è normale che sia apparso un filtro blu di quel tipo. Di colpo, l'engine ha fatto un... Non lo so. Però. Noi qui siamo arrivati alla prossima parte, mettiamola così, che giocheremo sabato prossimo. Forse prima di sabato prossimo, ma ne riparleremo. C'è una cosa di cui discutere, che è l'anteprima di quello che verrà dopo. Come dicevano i ragazzi in chat, mi fa piacere da morire che siete così preparati in realtà. Questo è un ottimo cliffhanger, esatto. Questa parte di The Last of Us è molto criticata. E io aggiungerei la virgola che hanno messo alcuni, ma a me piace molto. Non posso fare spoiler perché ho visto che molti sono blind, ma come vi ho detto, quello che succederà sarà un po' delicato per quanto concerne Joel. Però vedete, rispetto a quello che è di solito l'action adventure, anche survival horror, il fatto stesso che lui sia febbricitante, malato e in rischio di morte è già tanto, è già un grande passo in avanti nella narrativa realistica di una storia che vuole avere i piedi per terra. Siamo al limite estremo, ok? Tra come Ellie somministra gli antibiotici, all'effetto che gli antibiotici hanno, e così via, ne riparleremo. Ma è già tanto. È già tanto e non spezza per me la narrativa. Non sono critiche inutili, non sono assolutamente critiche inutili quelle che fanno a questa parte del gioco. Io stesso sono perfettamente capace di farvi un'analisi critica di questa, diciamo, sfera narrativa, questo inverno, e dirvi cosa può non funzionare. Ma...
qui la sospensione dell'incredulità funziona. Qui funziona. Pensate a questo, vi faccio un altro esempio. Una sciocchezza. Ellie ha un coltello a serramanico. Ok? E un arco. Ed è una bambina di 14 anni. Ok? Quindi, nel mentre la PlayStation sta attivando i reattori, ne riparleremo dopo, di dove magari viene un po' tirata la cosa. Ne riparleremo dopo, per non fare spoiler. Però ha il coltello, un arco, ha 14 anni e caccia un cervo. Come lo riportava indietro il cervo da sola? Cioè, non le è venuto in mente che non l'avrebbe mai potuto mettere sul cavallo? Per dire, cioè, queste sono cose che possono mettere effettivamente il dubbio del... Ellie? Cioè, magari ne prendeva un pezzettino, ecco. Cioè, lo potevi in qualche modo giustificare, magari lo lasciava lì per poi provare a prenderne qualche altro frammento dopo, se non che avrebbe attirato i clicker e sarebbe successo un casino. Oppure lo avrebbe legato con una corda al cavallo e trascinato. Cioè, ci sono diversi modi. La critica che viene fatta a questa parte è del tutto lecita. Ci sono molte cose che diventano più sceniche che giuste. E per quanto a livello medico arriveranno delle cose un po' forti, ci sta e mi piace, perché rispetto a quello che c'è stato prima, specialmente nei videogiochi, può funzionare, è un passo in avanti, ragazzi. Vederlo pallido ha un ruolo, si supererà un certo limite, ma a malapena. Per il resto, oggi abbiamo effettivamente vissuto un climax di The Last of Us, sotto ogni punto di vista. Anche quello, wink wink, della direzione del doppiaggio, perché il dialogo nella casa post-fuga di Ellie e il modo in cui Joel reagisce al suo nominare Sarah, non penso proprio possa far rimpiangere l'originale. Quindi, abbiamo proseguito tanto, ed è sì, questa parte è l'unica cosa davvero poco credibile che il gioco si concede e semplicemente diventa più cinema. Può non piacere, in totale giustezza, ragazzi. Non criticate la critica. In questo caso non è nemmeno troppo esagerata. Però, dal mio punto di vista, è edulcorabile e perfettamente in linea con quello che per me è il messaggio finale e l'esperienza che vuole avere una crisi. Si poteva magari, per esempio, in sede di design, evitare una ferita così grave. Joel avrebbe potuto svenire, perdere i sensi, impallidirsi e star male con molto meno. Con molto meno. Hanno voluto fare l'americanata, mettiamola così. Quindi ragionate su questo, compiti per casa per la prossima live. Come avrebbero potuto far ferire Joel in modo meno grave, nonostante tutto? In questo anche Game of Thrones insegna, prima che andasse in vacca la serie, no? Alla prossima, ragazzi. Grazie di essere stati con me, vi siete iscritti in tantissimi. Mi fa piacere cominciare a trasmettervi un modo di fare Twitch anche più analitico, no? Che non divertito. Kelsey, Elrond, Toff, grazie. Christian, grazie ancora. Enrico, benvenuto. Alla prossima, ragazzi, è stato un piacere e un onore, come sempre.